Fare sistema è questa la parola d'ordine per affrontare il tema della sostenibilità. Istituzioni, realtà produttive e una grande cooperativa di consumo come Unicoop Firenze si confrontano nei giorni della Fiera di Scandicci per il convegno L'ambiente fra pubblico e privato. Al supermercato si vive un passaggio epocale, sono gli stessi clienti a chiedere passi in avanti. Noi ne abbiamo fatto uno eclatante, che è stato quello di togliere la plastica usa e getta dai nostri supermercati, che vuol dire 200 milioni di pezzi di plastica in meno, 1500 tonnellate in meno, e quindi è un'azione anche esemplare che vuole poi spingere gli altri a seguirla, a fare azioni conseguenti. Il tema è che su queste cose ci vuole una grande collaborazione, soprattutto un'azione direi di sistema che vede l'industria che produce per esempio materiali compostabili, che vede la ricerca che ancora prima dell'industria mette a disposizione diciamo delle innovazioni, che vede poi le imprese e poi anche coloro che si occupano di riciclare i rifiuti. Non è una questione di mondo senza plastica o con la plastica, io credo che la cosa fondamentale sia rigenerare le risorse naturali, suolo, acqua ed aria, in particolare il suolo. E quindi la cosa importante è raccogliere bene i prodotti, ripensarli, fare un ecodesign dei prodotti e fare in modo che il rifiuto alimentare, che è una cosa importantissima da trasformare in humus, da riportare in suolo per evitare la desertificazione, sia pulito e non abbia tracce di sostanze che si accumulano e quindi in particolare anche di parti di plastica. Ci sono gli impegni delle istituzioni. A Scandicci il Comune ha bandito la plastica, usa e getta, anche dal più importante appuntamento della città, la fiera. Da Firenze arriva un piano di azioni per ridurre la plastica monouso. Questo piano di azioni va nell'ottica sia di incentivare il privato che adotta buone pratiche, vedi eventuali incentivi per i commercianti che vendono materie sfuse, quindi senza imballaggi, sia per cercare di dare visibilità, supporto, dare noi stessi il primo esempio, ad esempio togliendo le bottigliette d'acqua dai distributori nei nostri uffici comunali e quindi essere i primi ad aprire nuovi stili di vita, perché poi si tratta proprio di questo, di cambiare le nostre abitudini. E per modificare le abitudini alla Fiera di Scandicci c'è uno stand verde, quello di Unicoop Firenze, con attività per grandi e piccoli alla scoperta delle bioplastiche. Tra le iniziative promosse, un picnic ecologico per 400 bambini delle scuole. Un picnic senza plastica, dove si beve acqua dal fontanello, dove si usano stoviglie che poi sono riciclabili, sono compostabili, e quindi, ma non solo, anche facendo dei giochi che sono inerenti all'ambiente.